La genesi del romanzo è particolare perché è nato da un sogno che io ho fatto realmente. Mi trovavo in vacanza su un'isola con mia moglie e ho fatto un incubo. Mi sono ritrovato durante la notte a sognare di essere su un'isola deserta con mia moglie. Quando mi sono svegliato mi rendevo conto che era uno di quei sogni appiccicosi, tant'è che quando ho ripreso poi a dormire, il sogno era sempre lì, si aggiungevano particolari, allora ho deciso di fermarmi e dire, bene, dai, vediamo se ci sono le basi per andare avanti. Mi sono reso conto che l'idea era diventata ossessionante e alle ossessioni poi bisogna trovare sempre una porta di uscita. Ho iniziato allora a studiare, a rileggere un po' di libri che parlavano di naufragi, di isole, anche storie di rapporti di coppia per capire poi qual era la mia strada narrativa. Volevo fin da subito fare un romanzo che fosse un romanzo di avventura e un romanzo di formazione psicologica, un romanzo di formazione di coppia. E quindi, dopo qualche mese di riflessioni e studio, poi io mi sono messo a scrivere e adesso il libro è fuori. Io volevo che la componente avventurosa ci fosse perché volevo fare un libro che si basasse su una domanda. Il lettore cercasse la risposta a una domanda: è ma si salveranno? Salvarsi è ovvio che in questo caso è sia una salvezza relazionale che una salvezza fisica, perché questi due sono su Tommaso e Valentina, i due protagonisti sono su un'isola, sono assolutamente impreparati a sopravvivere e devono anche sopravvivere. Quindi volevo che la salvezza fosse sia salvezza relazionale, umana, emozionale e salvezza in termini proprio avventurosi, cavarsela. Non so se c'è una parte prevalente, c'è sicuramente anche un po' di tono da commedia, anche perché scrivere una storia con due soli personaggi ti costringe a sviscerarli, a entrare in profondità e non è credibile. Una storia con due giovani fiorentini che trovano a confrontarsi e non scherzano, non si arrabbiano, non dicono parolacce. Volevo però che l'ironia fosse un grimaldello per sollevare poi delle emozioni o delle sensazioni che stavano più nel profondo. I due personaggi la dosano in modo molto diverso, il personaggio femminile è estremamente scurrile e fa un abuso quasi del torpiloquio, quello maschile è un pochino più misurato, però sì, sono anche due personaggi da, più che da commedia, da tragicomico, che è una caratteristica fiorentina piuttosto marcata e la sento anche mia. Il romanzo ha avuto una genesi piuttosto elaborata perché ho impiegato solo 6-7 mesi a scriverlo, ma più di un anno a rivederlo. E il linguaggio dei personaggi e il linguaggio del narratore è cambiato nel corso delle varie stesure. Io sono una persona ironica, sono una persona. Si dice che i fiorentini hanno alcune doti che sono il saper ridere delle tragedie e il prendere assolutamente sul serio le facezie. E questo tratto qui, sia Tommaso che Valentina, in una certa misura ce l'hanno. In questo senso, sì, forse è naturale. Firenze è presente nella misura in cui è il luogo da cui i due protagonisti provengono e che è anche la genesi di una serie di problemi di carattere politico-sociale. È una città di possibilità negate per i due personaggi, di fratture e di difficoltà che loro cercano, che poi si ritrovano sulla pelle e che quando sono sull'isola deserta devono trovare il modo anche di elaborare. Se nella letteratura dei viaggi per mare il caposaldo è quello di Ulisse e dell'Odissea, dove è chiaro il tema del nostos, no? Della nostalgia, della volontà di tornare a casa, Tommaso e Valentina si vogliono salvare, ma non c'è mai l'esplicito desiderio di tornare a Firenze, okay? Che è chiaramente una città bellissima, una città con tante cose meravigliose, ma la domanda si salveranno? Non c'è mai la domanda, torneranno a casa a Firenze sani e salvi, perché forse non è quello che gli interessa. Tanti lettori mi dicono: mi sono ritrovato, è una situazione comune, io non volevo fare questo, non so se per eccesso di umiltà o per paura, perché spesso quando uno, soprattutto un giovane autore che ha poca esperienza alle spalle, scrive una storia ben orientata nel tempo, cioè parla dei nostri giorni, in questi casi qua è molto semplice arrivare a dire, beh,
è una storia paradigmatica, è lo specchio di una generazione, è lo specchio dei tempi. Solo che per un autore dire racconto una storia di due personaggi ma sono il simbolo di una generazione responsabilizza molto, e io non volevo far quel tipo di esperienza, non volevo scrivere la storia della generazione che naufraga ma di due persone che naufragano. Tant'è che il titolo del romanzo Un naufragio è stato questo qua pressoché sempre fin dalle prime fasi di lavorazioni. Un naufragio, era uno solo, serviva a tranquillizzare me stesso e serviva anche a dire bene, questa è solo una storia, che poi sia anche espressione di un sentire comune o di qualcosa che accade a molte persone, ci può stare, non lo nego, ma non era la mia volontà esplicita. Il romanzo è strutturato, diciamo, a capitoli alterni, in cui ci sono capitoli ambientati sull'isola e capitoli che sono dei flashback che partono dal primo incontro tra Tommaso e Valentina e arrivano invece, quindi capitoli fiorentini, arrivano fino al momento in cui decidono di sposarsi. Io volevo che le due linee temporali, il tempo della storia sull'isola è un tempo sostanzialmente di 3 giorni, mentre il tempo a Firenze è un tempo di circa 3 anni. Volevo che questi due tempi a velocità diverse dialogassero molto, e su questo chiaramente mi sono dovuto fare schemi, mi sono dovuto fare delle scalette. Poi non sono una persona molto ordinata e molto disciplinata, quindi le scalette che faccio tendo spesso a tradirle, però alternare ambientazioni così diverse con anche toni così diversi è anche un buon modo per sfuggire dalla paura della pagina bianca, perché quando uno si è arenato su una scena in cui c'è da aprire una noce di cocco, sapere che puoi scrivere una storia in cui sei in un pub a Firenze è molto più facile che non l'idea di rimettersi lì sulla noce di cocco. Quindi mi è stato anche utile per superare i momenti in cui la scrittura diventava un pochino più faticosa. Tommaso e Valentina, la definizione dei loro caratteri e dei loro problemi avviene o attraverso le letture che fa il narratore dei loro pensieri o attraverso i dialoghi e in parte attraverso le azioni. Io ho cercato di far sì che i dialoghi, anche quando sono esagerati, perché in alcuni momenti chiaramente gli animi si scaldano, in alcuni momenti non c'è niente da dirsi, fossero però delle cartine di tornasole delle difficoltà che i due personaggi hanno. Ci ho lavorato molto cercando di immaginarli non come dei dialoghi teatrali in cui i due si dovessero sempre rispondere e dare necessariamente un elemento al lettore, perché era sul lungo periodo, no? Sullo scorrere delle pagine che alcune emozioni volevo che si definissero. Ho cercato e spero di esserci riuscito di far sì che le emozioni che poi volevo che il romanzo anche suscitasse non fossero mai telefonate, ma emergessero da piccoli particolari, da piccole sfumature. Quindi avere due personaggi con caratteristiche di un certo tipo che litigano, che non si parlano, che sono scornati, che hanno dei problemi da risolvere, rischiava di far emergere più cliché di quanto avrei voluto, e allora i dialoghi, limarli in un certo modo era importante. Io nella vita faccio un altro lavoro, quindi non ho tutta la vita per scrivere, e mi sono dato degli obiettivi. Credo che un autore debba avere una buona dose di talento, ma un'altrettanta buona dose di disciplina, che è una disciplina sia nelle letture, quindi scegliere letture mirate che ti aiutino a consolidare la tua idea di romanzo, la tua scrittura, e dall'altro lato una disciplina di dire io devo scrivere tot battute tutti i giorni o tutte le settimane. Io avevo l'obiettivo delle 3-4.000 battute al giorno, che raramente ho rispettato. Ci sono stati diversi giorni in cui non ho mai scritto e giorni in cui ho scritto 10.000 battute di getto, però sì, l'idea è pianificare ma non scoraggiarsi troppo quando poi i piani saltano. L'altra cosa che posso dire che mi ha abbastanza segnato è stata la corsa, perché mi sono reso conto che andare a correre, purtroppo nelle nostre vite lo spazio per il pensiero, per la contemplazione tende a esaurirsi, a non esserci più, perché siamo o al lavoro, o impegnati, o in auto, o con altre persone, o attaccati al telefono. Ecco, quando uno va a correre, che lo faccia con la musica o senza musica, si trova per mezz'ora, un'ora da solo, e mi sono accorto che quando avevo un problema con la storia, se io smettevo di scrivere e
iniziavo a correre, poi quel problema in testa mi si risolveva e quindi mi ha aiutato molto la corsa nello sciogliere i nodi della scrittura. Per scrivere questo romanzo ho riletto tanti libri che magari erano anche dei libri del liceo, delle scuole superiori, in cui si parlava di isole, di naufragi, di viaggi per mare, dal Signore delle Mosche a Robinson Crusoe a Moby Dick. Ho ripreso in mano alcuni classici greci, ho ripreso in mano Gabriel García Márquez, però ti dico la verità, erano dei modelli letterari talmente alti, talmente importanti, che misurarsi direttamente con quegli esempi lì rischiava di diventare pauroso e spaventoso, perché nessuno si vorrebbe davvero confrontare con Melville. Quindi queste sono letture che ho fatto, erano necessarie, mi sono servite moltissimo, ma non le posso considerare in nessun modo un modello, cioè io non mi posso mettere su quella scia, sarei un esaltato a dirlo. Cerco di alternare molto la narrativa e la letteratura italiana a quella straniera, prevalentemente americana. Ho un debole per gli americani del Novecento e cerco di leggere anche saggistica. Cerco di alternarli in modo più o meno omogeneo. Adesso però è un momento in cui sono entrato in un filone da cui non riesco a uscire, perché mi sto preparando un nuovo libro e sto leggendo tantissimi romanzi americani che parlano di frontiera. E se devo dare un consiglio, consiglio un libro che a mio avviso è meraviglioso, è un malloppo di più di 1000 pagine, si chiama Lonesome Dove di Larry McMurtry. È un libro che ha una mole spaventosa, ma che è rarissimo che uno prenda in mano un libro di più di 1000 pagine e poi alla fine dica ne voglio altre 1000. È veramente un'epopea western, in quel caso meravigliosa, che tiene incollati, le emozioni sorgono sempre in modo inaspettato e sempre incisivo, e io lo consiglio davvero a tutti, ce ne fossero di libri in quel modo. Da mesi sto lavorando a un altro romanzo che ha altre caratteristiche molto avventurose, atmosfere molto meno ironiche, molto più cupe, e in cui c'è tanta America e c'è tanta Toscana.